Gli uomini in sala si contano sulle dita di una mano ed è un problema se si parla di pari opportunità nella vita e nel lavoro. Dal 41esimo piano del grattacielo della Regione Piemonte, gli stati generali sulla parità di genere hanno riunito 16 delegazioni regionali per un confronto su un tema che ci riguarda tutti. Molte cose sono cambiate, per esempio al Parlamento europeo c'è circa il 40% di rappresentanza femminile, addirittura nella mia delegazione del Partito Democratico. Siamo 9 donne e 5 uomini, quindi siamo addirittura maggioranza. Nelle imprese, come dicevo, cominciano a esserci donne manager ai diversi livelli, dai consigli di amministrazione alle posizioni apicali, però contemporaneamente, come credo sia evidente, è tornata una violenza contro le donne che sembra addirittura superiore a quella degli anni passati. Non so se sia che c'è più attenzione mediatica, ma c'è questa impressione di una violenza, quasi di una rivolta degli uomini contro questa semplice assunzione di un ruolo paritario, non certo dominante da parte delle donne. Una violenza che spesso si manifesta in modo implicito e che è specchio di una mentalità da cambiare. All'alba di un nuovo corso politico in Europa, gli obiettivi a cui mirare sono molti. Intanto il primo obiettivo è quello del lavoro, una paga uguale per lavoro uguale, ma anche eguaglianza nei lavori, cioè che non si resti, le donne non restino indietro nei percorsi di crescita professionale. L'obiettivo che è ancora fondamentale di una correttezza nei confronti delle donne da parte della famiglia, dei mariti, perché purtroppo, come dicevo, la violenza è tornata ad essere un tema centrale, quindi aiutare le donne vittime di violenza. E su questo c'è un lavoro importante che si sta facendo a livello del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali, delle regioni. Credo che un'altra cosa su cui dovremmo lavorare è questa di un maggiore riconoscimento nel privato, ma come dicevo non solo nei ruoli apicali che rischiano di essere un po', come dire, il fiore all'occhiello, no? Vedete che anche noi abbiamo una manager, un'ingegnera che è a capo, eccetera, ma poi il trattamento è realmente paritario a livello di qualifiche, cioè se sei brava vai avanti come gli uomini o no.